Lo scorso 19 maggio in Repubblica Dominicana si sono tenute le elezioni presidenziali, parlamentari e di molti municipi del paese. Hanno votato le 32 province in cui è suddiviso il territorio del paese. Probabilmente queste elezioni in Repubblica Dominicana potrebbero essere un segnale di cambio di tendenza rispetto alle ultime tornate elettorali in America Latina. Infatti, nelle ultime 16 elezioni presidenziali latinoamericane, dei paesi latinoamericani, ben 14 di queste hanno visto la vittoria dei partiti o delle coalizioni di opposizione, tranne in due casi, il caso di El Salvador e il caso del Nicaragua. In tutti gli altri casi hanno vinto le opposizioni. Bene, in questo caso queste ultime elezioni, quelle della Repubblica Dominicana, segnano un cambio di tendenza, non vedremo, comunque segnano una novità, viene confermato il governo uscente, il presidente Luis Abinader del PRM, la sigla sta per Partito Rivoluzionario Moderno, che è una filiazione, diciamo così, del PRD, del Partito Rivoluzionario Democratico della Repubblica Dominicana, fondato a suo tempo dal leader socialdemocratico José Francisco Peña Gómez. Poi ha vissuto varie vicissitudini e adesso il grosso di questo partito si ritrova nel Partito Rivoluzionario Moderno e c'è stata questa conferma del presidente uscente Abinader. Le elezioni si sono svolte in un clima sostanzialmente corretto, rispettoso delle regole democratiche, diciamo assolutamente in linea con quelle che sono le caratteristiche di elezioni che debbano essere appunto che possono essere considerate corrette a tutti gli effetti. E il governo ha aperto le porte a osservatori internazionali, ci sono stati circa oltre 300 osservatori internazionali a questa tornata elettorale, organizzati da varie sigle, diciamo così, sia la COPPAL, Conferenza Permanente dei Partiti Politici dell'America Latina, che ha portato oltre 120 osservatori internazionali, sia l'Organizzazione degli Stati Americani, sia l'Alleanza Progressista e altre sigle minori, diciamo così, e anche l'Italia è stata presente fra questi osservatori internazionali, in particolare siamo stati due gli italiani presenti, il sottoscritto e l'onorevole Fabio Porta, membro della Commissione Esteri del Parlamento italiano. Siamo stati dislocati tutti gli osservatori internazionali dopo aver fatto incontri con tutte le forze nei giorni precedenti al voto, con tutte le forze politiche, con tutte le realtà politiche e sociali dominicane. Siamo stati dislocati in varie province e per quanto riguarda me e l'onorevole Porta, nella provincia della Romana e Iguei, quindi verso l'est, diciamo. Le elezioni sono andate in modo assolutamente corretto, per quello che abbiamo potuto anche direttamente osservare. Ogni seggio vedeva la partecipazione, oltre che degli scrutatori, presidente di seggio e scrutatore, anche di moltissimi rappresentanti di lista di tutte le forze politiche concorrenti. Forse una riflessione che si potrebbe fare è come, avendo una società così fortemente politicizzata, dove i partiti hanno ancora un ruolo così importante, come mai sia così, non dico bassa, ma sicuramente non sufficientemente alta l'affluenza al voto. Infatti parliamo di poco più del 50%, ma questa è una riflessione che non può essere sciolta in queste brevi considerazioni. Ultimo punto è qual è il futuro, che sfide deve incontrare, ha di fronte il presidente confermato Abinader. Sicuramente la sfida della riforma fiscale, sicuramente
la sfida di come mantenere un turismo che nel 2023 ha raggiunto e ha superato i 10 milioni di turisti nell'anno, però, come dire, fare in modo che questo turismo sia sempre più responsabile, sia sempre più un turismo di qualità e non solo di massa e così via. Naturalmente anche una questione fondamentale per la Repubblica Dominicana è il problema haitiano. E il problema haitiano, che è il grande problema che è visto, cioè di questa parte dell'isola, l'altra parte dell'isola Hispaniola, che è appunto occupata dallo Stato di Haiti, che è visto dai dominicani, da tutti quanti i dominicani, da tutte le forze politiche dominicane in questo momento come un pericolo. Questo sarebbe un tema di riflessione. Una cosa che per concludere voglio richiamare e sottolineare è stata la dichiarazione che già la notte delle elezioni, quando gli altri concorrenti hanno chiamato il presidente eletto per, come dire, fargli le congratulazioni e quindi in qualche modo confermare l'avvenuta elezione, bene, la prima cosa che ha detto Abinader, il presidente Abinader, è stato: questa sarà la mia seconda e ultima rielezione, cioè non farò nulla per modificare i regolamenti, la legge, per passare a una o a una rielezione indefinita o comunque a una terza possibilità di rielezione. Questo ha un significato, soprattutto in una realtà come quella dominicana, molto importante, e sicuramente questo è un dato positivo che rafforza la democrazia e le istituzioni della Repubblica Dominicana.